Venerdì 10 luglio, siete pronti a fare un sacco di AMRAP? Workout, abbiamo 3 set di che cosa? 10 step over, quindi con il nostro rialzo se siamo a casa, oppure con il cubo se siamo al box, 10 double dumbbell deadlift e il terzo movimento sono con la kettlebell 5 power swing. Dopodiché inizia il workout. Il workout è un'alternanza di 2 minuti AMRAP di lavoro e 1 minuto di riposo. Faremo 3 AMRAP da 2 minuti e lo ripeteremo per 2 volte, quindi sono 3, 6, 9 per 2, 18 minuti di lavoro. Il primo AMRAP di 2 minuti sono box jump over, quindi saltiamo da una parte del cubo, atterriamo dalla parte opposta, 1 minuto di riposo. Altri 2 minuti AMRAP di che cosa? Di double dumbbell thruster, quindi thruster con 2 manubri, 1 minuto di riposo e per finire 2 minuti di American swing. Questi 3 AMRAP, quindi questi 3 movimenti li ripetiamo una seconda volta, quindi faremo di nuovo box jump over, faremo di nuovo thruster e faremo di nuovo American swing. Per finire, come cash out, not for time, quindi non sulla velocità ma sulla qualità del movimento, faremo 50 kettlebell Russian twist. Mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social che sono Instagram, Facebook e YouTube. Primo movimento, step over, appoggio un piede sul cubo, spingo forte con la gamba sul cubo, arrivo con entrambi i piedi e scendo dalla parte opposta. Per tornare indietro andrò ad alternare la gamba, quindi salirò con la sinistra, entrambi i piedi e scendo dalla parte opposta. Dopodiché abbiamo dei double dumbbell deadlift, quindi piedi in mezzo ai dumbbell, andiamo ad impugnare i nostri dumbbell, schiena dritta e collo neutro. Spingiamo, stendiamo l'anca, ritorniamo a toccare terra con i dumbbell. Dopodiché abbiamo i power swing, quindi prendiamo la nostra kettlebell, effettuiamo un passo indietro rispetto alla nostra kettlebell, set up, schiena dritta, non in appoggio sulla kettlebell ma quasi come fossimo appesi, power swing, quindi porto la kettlebell all'inguine mantenendo la schiena dritta e ritorno nella posizione di partenza. Dopodiché abbiamo il movimento del workout. Si inizia con dei box jump over, quindi salto a piedi pari sul cubo, atterro sul cubo, non è necessario stendere l'anca, scendo dalla parte opposta, posso saltare e steppare in discesa oppure mettermi di lato e farli pliometrici, saltare, atterro, spingo, atterro e di nuovo. Dopo questi 2 minuti abbiamo 1 minuto di riposo, dopodiché abbiamo AMRAP 2 minuti di double dumbbell thruster. Portiamo i nostri dumbbell in front rack, scendiamo in accosciata completa, spingiamo, stendiamo l'anca, portiamo in overhead e di nuovo ritorno alle spalle, spingo, stendo e di nuovo spalle, accosciata completa, spingo e stendo. Finiti i 2 minuti di thruster, 1 minuto di riposo e si finisce con American swing. Un passo indietro rispetto alla kettlebell, il setup come prima, portiamo la kettlebell all'inguine, questa volta anziché portarla a terra direttamente sopra la testa, braccia tese, kettlebell con il sedere rivolto verso l'alto, eseguiamo degli American swing. Se siamo a casa e non abbiamo qualcosa di solido sicuro con il quale fare gli swing, possiamo fare dei Russian, quindi kettlebell che arriva davanti agli occhi. 1 minuto di riposo, tutto ciò per 2 set. E per finire, sempre con la kettlebell, not for time, 50 kettlebell Russian twist. Quindi portiamo la kettlebell davanti al petto, siamo seduti a terra, stacchiamo le gambe, attiviamo l'addome e andiamo in rotazione cercando di portare la kettlebell a terra o il più possibile vicino a terra, mantenendo stabilità e solidità col corpo.